Torniamo a parlare di Mango GL MT300N. Sul mio canale trovate già tre video dedicati in cui potete, partendo da zero, capire le principali potenzialità. Quindi vi rimando a quei video. Oggi, in questo video, vediamo però come espanderne lo spazio sul disco interno. Sulla memoria interna è davvero limitata, essendo così piccola, uno spazio contenuto, ma se inizierete ad installare pacchetti oltre a quelli già installati, davvero ce ne sono tanti perché Hopper WRT offre una capacità di espansione open source molto interessante, vi troverete subito, ahimè, in debito di spazio di disco con una chiavetta, in questo caso USB 2.0 16 giga. Formattata in modalità XT4, quindi Linux, potete tranquillamente espandere il vostro mini router. Seguite questo tutorial fino alla fine, spero di esservi di aiuto. In questo caso vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro. Iniziamo! Vediamo le principali caratteristiche per quanto riguarda la memoria. Esiste una memoria interna scrivibile o parzialmente scrivibile, che sono questi 16 MB di ROM, e una memoria chiaramente di tipo DDR2 non fisica, quindi non scrivibile, che sono questi 128 MB. E prima di procedere ulteriormente, altre nozioni, sicuramente concetti sicuramente utili per capire il proseguo. Abbiamo detto 16 MB lo spazio complessivo, solo 10 però sono in qualche modo scrivibile, la metà già occupata, lo spazio disponibile è intorno ai 2 MB. Chiaramente troppo poco se vogliamo installare diversi altri pacchetti aggiuntivi. Preparate quindi una chiavetta USB 2, formattandola con una partizione EXT4, quindi Linux. La chiavetta servirà chiaramente per espandere la memoria. Il sottosistema MTD, tra poco vedrete le partizioni, sono memorie flash integrate prive di un controller e tutto quello che vedrete fra poco, passo dopo passo, non è nient'altro che la copia e incolla dei comandi che trovate nella guida ufficiale OpenWRT che appunto vi lascio ovviamente in descrizione. Ora procediamo guardando il layout e quindi l'architettura della parte di memoria interna, e come vedete ci occupiamo di questi 16 MB, che di fatto appunto è l'insieme del, come vedete, scendendo di un livello, di diverse partizioni, di un partizionamento MTD che di fatto ha fino a 6 partizioni. Le prime 3, la 0, la 1 e la 2, sono di fatto immodificabili, e sono quelle relative che si occupano dell'avvio di tutto il sistema operativo. Il firmware, quindi, di fatto, quello che si occupa del funzionamento del dispositivo, il kernel Linux, sono rispettivamente nella 3 e nella 4, anche questo è non modificabile. Molto interessante invece la partizione 6, perché corrisponde al nostro root FS underscore data, che è la partizione modificabile. Lo vedremo tra poco. Seguite ovviamente passo dopo passo quello che vedrete, trovate tutto nella guida. Per prima cosa colleghiamoci all'interfaccia di amministrazione del nostro mini router Wi-Fi tramite un browser. Quindi apriamo l'indirizzo di amministrazione, nel mio caso 192.168.8.1, e quindi inseriamo la password di amministrazione. Per tutto quello che state vedendo, vi rimando al mio tutorial sui primi passi e come utilizzare le impostazioni principali di questo router Wi-Fi che trovate sul canale. Quindi, una volta entrato nel pannello di amministrazione, ci spostiamo nella modalità di impostazioni avanzata. Quindi, tramite l'interfaccia LUSI, andiamo di fatto ad avviare la seconda parte di interfaccia di amministrazione, che ci permette di accedere a funzionalità più complete di tutto il nostro sistema operativo open source. Quindi accediamo all'interfaccia di amministrazione avanzata, dove possiamo trovare la memoria disponibile. Il mini router Wi-Fi ha una memoria RAM di 128 mega, non espandibile, mentre invece caratteristica davvero molto interessante è la componente, diciamo così, di spazio software, che come possiamo già vedere, ahimè, con i pochi package componenti di applicativi standard già
di fatto occupa un discreto spazio e di fatto purtroppo i mega, perché di questo stiamo parlando, a disposizione sono davvero pochi. Quello che faremo adesso, nei prossimi passi, è eseguire comandi dal punto di vista dell'interfaccia OpenSSH. Anche qui vi rimando al mio tutorial dedicato alla connessione SSH, quindi alla modalità che stiamo vedendo in questo momento. Quindi ho aperto un client SSH PuTTY, mi sto collegando tramite router sul mio router Wi-Fi, inserendo le credenziali di accesso, e tramite queste vado a verificare lo spazio a disposizione tramite il comando df. Tramite il comando df vedo in qualche modo il file system, come è stato montato e quali sono diciamo, lo spazio utilizzato e lo spazio su disco disponibile, che corrisponde comunque a questo 28%. Con il comando opkg update, che di fatto va ad aggiornare i repository e sostanzialmente il package manager del sistema operativo OpenWrt, che è il sistema operativo open source molto potente presente su questo nostro router. Quello che sto facendo ora, che stiamo facendo ora, sempre copiando la guida. Non mi stanco di dirlo, link in descrizione, copiate esattamente, copia e incolla quello che trovate. Quello che stiamo facendo ora, passo dopo passo, è l'installazione dei pacchetti che servono necessari per poi andare di fatto a fare il mount e il corretto, diciamo così, collegamento con la nostra chiave USB 2 che avevo precedentemente formattato con la partizione tipo di partizione EXT4, che ovviamente è una delle partizioni più comuni Linux. Ora finiamo di installare i pacchetti necessari, quindi seguiamo passo dopo passo la guida. Paragrafo 2, in cui passo dopo passo andremo di fatto a modificare la nostra la nostra attuale partizione overlay contenente i pacchetti, in modo da di fatto creare un mount point secondario e poter poi quindi accedere in qualsiasi momento a questi contenuti, che poi dopo, nel momento in cui andremo di fatto a sostituire il mount point overlay con la nostra nuovo diciamo nostro nuovo disco USB, chiavetta USB, che andremo a mappare con un mount di tipo MNT, cioè col target MNT. Quindi stiamo di fatto montando in questo momento sulla RWM e il nostro device overlay, in modo da poterci sempre accedere. Ora, quello che cerchiamo di identificare è la nostra chiave USB, che di solito è mappata su slash dev slash SDA 1, in questo caso. Ovviamente fate attenzione perché la guida riporta effettivamente diciamo, dà per scontato che la mappatura sia questa. Se avete una situazione diversa, quindi se il vostro device che state aggiungendo, la vostra penna USB è mappata sotto un percorso diverso, dovete modificare in questo punto la configurazione. Ora andiamo di fatto a confermare copiando ed eseguendo in modo diciamo fedele quello che troviamo, perché in questo modo andiamo di fatto a confermare che la nostra penna USB flash drive di tipo XT4 è di tipo XT4 e andiamo di fatto a mappare al device slash dev slash SDA1. Ora, l'ultimo passaggio è la tabella delle partizioni, andando di fatto ad assegnare il mount
slash overlay alla nuova nostro nuovo penna USB formattata XT4 di 16 giga. Quindi istruzione dopo istruzione andiamo a mappare il nostro disco sulla mount point overlay che abbiamo visto poc'anzi essere effettivamente il punto modificabile, scrivibile e dove il sistema operativo andrà a caricare e ovviamente memorizzare i nuovi pacchetti, ad esempio il pacchetto per gestire il filtro sugli annunci pubblicitari. Ora ho il pacchetto per gestire la connessione via SSH. Ora trasferiamo con questi comandi il contenuto della nostra attuale device che ospita i pacchetti salvati, in modo da avere sulla nostra chiave USB i pacchetti attualmente presenti invece sulla flash memory. Controlliamo con un DF che effettivamente l'ultima voce rappresenti il nostro disco, effettivamente slash dev slash sda è il nostro, la nostra chiave USB, e l'abbiamo mappata come mount point come slash mnt, per cui eseguiamo ora il trasferimento del contenuto dei pacchetti sulla nostra chiave USB mappata sotto slash mnt. Quindi dopo aver fatto una mount della cartella temporanea andiamo ad eseguire il reboot, che la memoria dedicata all'installazione dei pacchetti sia effettivamente ora di 16 giga. Vi faccio presente che se per qualche motivo la vostra chiave USB dovesse avere problemi o per qualche motivo non fosse presente al momento del boot, il modem si riavvierebbe lo stesso con le configurazioni originali. Completato il riavvio, ricolleghiamoci al console di amministrazione del nostro mini router Wi-Fi e andiamo a verificare che cosa è cambiato in impostazioni avanzate. Andiamo a verificare, chiaramente la memoria RAM di 128 MB non è cambiata, però se andiamo ora in software ci accorgiamo che abbiamo da 1, qualche mega abbiamo ben 15 giga a disposizione, quindi la configurazione e l'espansione di memoria è andata perfettamente a buon fine. Ora ricolleghiamoci anche tramite client SSH e andiamo a verificare. Abbiamo di fatto una nuova partizione overlay che dai pochi mega a disposizione ha di fatto ora ben 13, quasi 14 appunto giga disponibili. Ora chiaramente potete installare direi qualsiasi tipo di pacchetto senza problemi. Come vedete avete sempre comunque a disposizione senza averli persi i pacchetti di fatto sempre che avevamo precedentemente installato. Quindi possiamo per esempio ora permetterci di installare questo Apache HTTP server, che in precedenza sarebbe stato un problema perché a 638k quasi un mega rispetto ad un mega qualcosa disponibile sarebbe stato abbastanza complicato. Lasciare un mi piace se vi sono stati d'aiuto, iscrivetevi al canale perché presto usciranno nuovi video. Grazie e al prossimo tutorial.